Finalmente arrivò il giorno della fissione dei quadri. Si sarebbe saputa la graduatoria fra gli alunni, chi era riuscito a superare gli esami, chi non era riuscito a superarli, chi invece aveva vinto la medaglia d'oro e chi infine la borsa di studio Avery. Jane era sicura di avercela fatta. Non essendosi posta a traguardi impossibili, non provava proprio per questo alcuna apprensione ed era serena. Non così Anna, invece. Anche se è giusto nutrire ambizioni, dovrebbero essere contenute nei giusti limiti, sennò c'è il rischio che una delusione risulti talmente insopportabile da rovinare l'intera esistenza. Cos'hai, Anna? Oh, Jane, è come se stesse per scoppiarmi il cuore. Perché, Anna? Mi sembra ovvio che vincerai la medaglia d'oro o la borsa di studio Avery. Per la borsa di studio ho perso ogni speranza. Tutti dicono che la vincerà sicuramente Emily Clay. È Josie che mette in giro queste voci. Sì, sembra che sia il suo divertimento preferito. Sì, in genere è così, ma questa volta mi sa che ha proprio ragione. Oh. Non fare la sciocca. Hai studiato e faticato tanto per un anno intero che tutti questi tuoi sacrifici non potranno non essere ricompensati. Dai, su con il morale, Anna. Veramente, sono sicuro che sarai la più brava. O la medaglia d'oro o la borsa di studio Avery, una delle due. Ne sono sicurissima. Non devi preoccuparti, andiamo. Sì. Oh, Matthew, come mai sei a casa a quest'ora? No, niente, non c'è motivo. Oggi si sanno i risultati. Ecco, veramente. Vorrei che vincesse la borsa di studio, sarebbe un successo per lei. Se non ce la facesse ci rimarrebbe troppo male, proprio perché si è tanto impegnata, non credi anche tu, Matthew? Ecco, veramente, non ti preoccupare. Anna sarà all'Accademia. No, non ce la faccio. Non me la sento di arrivare alla bacheca. Anna! Ti prego, vai tu a vedere i quadri. Eh? Io resto qui fuori e tu leggi i risultati e corri a dirmeli subito, hai capito? Ma Anna, devi farti coraggio e leggere tu stessa i risultati degli esami. Mi sembra più logico. No, no. Magari io posso accompagnarti dentro se vuoi, ma deve essere tu a guardare i quadri per prima. E qualunque sia il risultato, non cercare di consolarmi, capito? Sì, d'accordo. Te lo prometto. Ti farò sapere immediatamente. Grazie tante, Jane. Ehi, hey, chi è che ha vinto la medaglia d'oro? Lo sapevo. Gilbert Blythe ha vinto la medaglia d'oro. Hai visto? Un fenomeno. Sono contento, Gilbert. Sei stato in gamba. Ti ringrazio, Carl. Le mie congratulazioni, Gilbert. Lo sapevamo che avresti vinto tu. Grazie a tutti. È un vero onore per me. Sono felice. L'hai meritata. Bravo. Bravo! Evviva! Gilbert ha preso la medaglia d'oro. Io non ce l'ho fatta e lui invece sì. Chissà quanto se ne dispiacerà a Matthew, che era sicuro che sarei risultata prima. Ip, ip, ip! Urrà! 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 Ecco Anna! Urrà anche per Anna! Tre urrà per Anna, vincitrice della borsa di studio di Avery! Urrà! 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 Anna, complimenti! È un grande giorno, sono felice! Te l'avevo detto che tu avresti vinto la borsa di studio Avery! Ce l'hai fatta! Brava! Peccato che non hai vinto anche la medaglia!
Addirittura. Tu sei la nostra bandiera. Sì, siamo molto orgogliose di te. Anna Shirley? Devo confessare che non mi aspettavo che tu riuscissi a vincere la borsa di studio, ma ti faccio i miei complimenti. Josie. Inoltre Gilbert ha vinto la medaglia d'oro. La signorina Stacy e tutta Volea devono essere fieri di voi due. Congratulazioni! Sì, facciamo sei stata veramente bravissima. Brava, congratulazioni! Grazie a tutte. Grazie. Lo debbo anche a voi. Sono commossa. Brava! Matthew, chissà come saranno andati gli esami di Anna. Ecco, veramente, credo che siano andati benissimo. Avrà vinto la medaglia d'oro e la borsa. Ma cosa faremo se per caso non avesse ottenuto quella borsa di studio? Beh, veramente, io... Pensaci un po'. Per lei sarebbe una delusione insopportabile. Come? Che vuoi dire? Intendo che ormai sognava di poter proseguire gli studi, ecco. Ecco, veramente, è giusto. Perciò penso che anche se andasse così, dovremmo ugualmente mandarla all'università. Troveremo il denaro necessario. Dopotutto abbiamo dei risparmi, no? Sai, speravo proprio che avresti detto così. Soprattutto in considerazione che riesce così bene. Ah, a proposito, hai sentito le voci che circolano sulla tua banca? Dicono che si trovi in cattive acque. E che farai? Una decisione devi pur prenderla, no? Tutti i nostri risparmi sono depositati in quella banca. Se dovesse fallire, come potremmo mandare Anna all'università? Non preoccuparti, Marilla. Anna vincerà la borsa di studio e la banca supererà la crisi. Sì, ma devi accertartene al più presto. Ecco, io... Chi può essere a quest'ora? Non Anna. Infatti, era un membro del consiglio d'amministrazione dell'Accademia. Poiché Anna voleva che Matthew e Marilla sapessero al più presto della borsa di studio, l'aveva pregato di consegnare loro una lettera, approfittando di una sua scappata ad Avonlea per affari. Non agitarti, Matthew. Dai, la leggo io, tu ci vedi male. No, tocca a me. Tu mettiti seduto e resta ad ascoltare. Ma dalla a me. Miei carissimi, oggi sono stati affissi i risultati degli esami. Vi siete seduti? Beh, ci sono riuscita. Ho vinto la tanto sospirata borsa di studio per l'università. Anna, ce l'hai fatta? Certo. Io l'avevo detto che era la più brava. Questo ormai è evidente. Quanto alla medaglia d'oro l'ha vinta Gilbert Britt. E devo confessare la mia ammirazione. Ma la cosa più importante è che tutti noi studenti della signorina Stacy siamo stati promossi. Non dimenticherò questo giorno. Questo giorno così felice che ha segnato una svolta nel mio futuro. E il mio successo è l'unico dono che posso fare a voi due per quello che mi avete dato. Per ricambiare il vostro amore, mi dedicherò con maggiore impegno agli studi superiori. E con la speranza di poterlo fare presto di persona, vi abbraccio forte. Ora finalmente non sarai più così teso, Matthew? Io sin dall'inizio sono stato sicuro di lei. Beh, esco. Dove vai adesso? A casa di Diana. Devo comunicarle subito la notizia. Ma come? Hai sempre evitato di fare visita ai Barry? Beh, ecco, suppongo che Diana sia ansiosa di sapere com'è andata. Dio mio, saresti capace di fare qualunque cosa per Anna. Ma ora resti qui. Questo vento gelido ti fa male al cuore.
Ci andrei io, ma con la mia vista non me la sento di attraversare il bosco col buio della notte. Beh, qualcuno deve ci farlo. Sono. C'è un modo di farglielo sapere. Puoi stare sicuro che tra 2 minuti Diana sarà qui. Ho capito. Quello è il segnale che si scambiavano fra loro. Sì, in codice. Mi pare che 5 volte significhi vieni subito. Anna ha ottenuto la borsa di studio. Matthew, insomma. E la medaglia d'oro l'ha lasciata vincere a Gilbert Blight. Ah, che bello! Viva, viva, viva! È una notizia magnifica. Anna, che brava. Hai vinto quella borsa a cui tenevi tanto. Oh, non vedo l'ora di abbracciarti. Giunse infine il giorno della cerimonia di fine anno, che fu tenuta nello splendido salone per le assemblee. Durante quei mesi, Anna e con lei tutti gli studenti avevano perseverato negli sforzi per questo scopo. La fatica dello studio e degli esami apparteneva ormai al passato. Ora tutti erano raggianti di gioia. E la cerimonia proseguì con l'ambita consegna di pagelle finali, premi, di sentiti encomi solenni, diplomi, medaglie e congratulazioni. Fra gli invitati, Matthew e Marilla. I due osservavano con gli occhi lucidi il palco dove sfilavano gli studenti premiati. Una menzione speciale per l'allieva Anna Shirley, per avere perseverato con costanza e profitto nel corso dell'anno scolastico, raggiungendo eccellenti risultati in lingua e letteratura inglese. Premiandoti per il tuo impegno, la Fondazione Avery ti garantisce la missione all'Università di Redmond e la somma di $250 annui per la durata del corso. Deve essere una brava ragazza. Mia figlia me ne ha parlato moltissimo. E anche in gamba se è riuscita a vincere la borsa di studio. La cerimonia volgeva al termine. Lì sul palco, una ragazza alta, vestita di verde con gli occhi lucenti, lesse ad alta voce un brano del saggio che aveva contribuito a farle vincere la prestigiosa borsa di studio Avery. Le sue parole vibrarono nel salone delle assemblee e impressionarono profondamente tutto l'uditorio. Complimenti, Anna. Ti ringrazio, Ruby. Ammettilo, adesso sei felice di averla tenuta con noi. E non è la prima volta che lo sono. Beh, siete orgogliosi della vostra Anna, no? E lo sono anch'io. Ho dovuto aspettare ben 70 anni prima che una ragazzina mi aprisse nuovi orizzonti.
Finita la cerimonia, Anna e gli altri declinarono il cortese invito della signorina Barry di fermarsi a casa sua a Beechwood e con il calessino tornarono ad Avonlea. Era da aprile che Anna mancava e sentiva di non poter resistere un giorno di più. Per favore, fermati un attimo. Credo che non ci sia posto più bello di questo. Vero, Marilla? Mm? Dicono che sia piuttosto facile lasciare la propria casa quando si hanno delle mete da raggiungere. Ma perché allora io soffro tanto? A volte la nostalgia è talmente forte che ho voglia di piantare tutti i miei sogni, tutte le mie ambizioni e tornare di corsa qua. Credo che sia del tutto naturale, Anna. La propria casa fa questo effetto. E la tua casa, lo sai, è qui ad Avonlea. Proprio così. Magari potrai andare a vivere lontano, ma rimarrai Anna di Avonlea, Anne Shirley del Tetto Verde. Lo sei stata finora e lo sarai sempre. Meglio. Ora rimettiamoci in cammino. Ah! Casa illuminata. Chi sarà? Potrebbe essere Martin, il nostro garzone. Ciao, Anna! Diana! Diana! Bentornata! Era ora! Sei rimasta qui ad aspettarmi. Sentivo che sarebbe stato oggi. Quanto mi sei mancata, anche tu. Avanti, salite su e fatevi una lunga chiacchierata. Intanto io vi preparo un bel tè. Sì, grazie tante. Su, vieni, Diana. Certo. Sono proprio amiche per la pelle quelle due. È vero. Sono ormai da tantissimi anni. I fiori sono stupendi. Marilla li ha colti apposta per me. Che bello la mia stanza, la mia finestra sui campi. E quegli abeti svettanti e le betulle. Diana, è meraviglioso ritornare a casa. Il frutteto in fiore e il re delle nevi sono come prima. Ma la cosa che maggiormente mi riempie di gioia è di rivedere te, Diana. Oh, io invece pensavo che preferissi Stella Maynard a me. Josie Pye ha scritto che stavi continuamente insieme a lei. Ecco. Stella è la mia più cara amica, ma dopo di te. Perché la nostra amicizia non finirà mai. No, non appassirà come questo fiore. Ti voglio più bene che mai, Diana. Vale anche per me. Sai, ho tante cose da dirti, ma in questo momento voglio solo stare seduta qui a guardarti. Mi sento tanto stanca, stanca dello studio di questo ultimo anno, perché non mi sono riposata un attimo, ossessionata com'ero all'idea di vincere la borsa. Però ce l'hai fatta, Anna. Non vorrai fare la maestra. Ora che hai vinto questa borsa di studio, no? Hai proprio indovinato. Andrò all'università a settembre. L'Ateneo di Redmond è famoso per la severità degli studi e io ho un po' di paura. Riuscirai di sicuro. Beh, in verità faccio affidamento sulla mia capacità di crearmi delle nuove ambizioni, ma prima voglio passare 3 mesi senza pensieri. Beh, è una conversazione interminabile. Non si vedono da tanto tempo. Lasciamole chiacchierare in pace un altro po'. Hai ragione. Purtroppo ora, con questa borsa di studio, Anna ci lascerà di nuovo. Ecco, veramente. Intanto starà con noi per 3 mesi.
Per 4 anni niente, e sono lunghi da passare. Beh, non pensarci ora, e comunque tornerà per le vacanze. Già, le vacanze. Tutte le nostre amiche stanno facendo progetti. Jane e Ruby insegneranno. Ah, lo sai che Jane ha già avuto un'offerta di lavoro dalla scuola di Newbridge. Jane diventerà un'ottima insegnante. Ah, anche Gilbert Blythe farà il maestro. Che? Ma non si iscrive all'università. Non gli è possibile. Suo padre non può affrontare una spesa così forte come quella dell'università e lui non vuole essere di peso. Forse potrà insegnare nella scuola di Avonlea. Pare che la signorina Ames abbia deciso di andar via. Anna provò un fortissimo dispiacere nell'apprendere di questa rinuncia. Si era illusa di avere ancora Gilbert come compagno di studi. Sono stata spinta dalla rivalità con Gilbert per tanto tempo. Potrò impegnarmi nello studio con la stessa foga senza il mio amico rivale? La notizia l'aveva rattristata. I suoi sogni ambiziosi sembrarono non contare più. Con questa pena rimase a lungo seduta al buio a riflettere. Come le piume dei pezzi.